Venire qui è stato un grosso errore. Eccoti qui. Ti godi il panorama? Tengo d'occhio i dintorni. Feldcroft non è più quella di una volta. Nessuno si sente più al sicuro qui da quando i seguaci di Ranrock frequentano quel castello laggiù, il castello di Rookwood. Mio zio Solomon era un Auror e si rifiuta di indagare, perfino dopo che Anne è stata maledetta da uno di loro. E con una bacchetta, temo. Ho sentito un goblin chiamare la stirpe magica portabacchetta. I goblin non possono usarle? Esatto. Ecco perché sono alla ricerca di risposte. Se voglio poterla curare, devo prima capire cosa le è successo. Anne è sempre stata la più ribelle dei tre. Ti lascio immaginare, visto come siamo in Faustus ed io. Spero che una visita a sorpresa da parte mia e di un nuovo amico di Hogwarts possa risvegliare Anne di un tempo. Forza, andiamo a casa di mio zio. Di qua. Feldcroft era molto più vivace un tempo, ma con Ranrock e i suoi nei paraggi se ne stanno tutti chiusi in casa. Eccoci, mia sorella dovrebbe essere dentro. Sebastian, ma da dove? Ma non dirmi che... Ne abbiamo già parlato. Ehi! Nulla può sciogliere la maledizione. Neanche questo. Prima accetti la realtà e meglio è. Ma non abbiamo tentato tutto! Non c'è nessuna cura! Quand'è che lo accetterai? Mai! Io non lo accetterò mai! Guarda cosa hai fatto! Ben! Scusami! Vattene! Mi spiace tu abbia dovuto assistere. Vorrei stare un attimo da solo, se posso. Povero Sebastian, la visita non è andata come sperava. Mi dispiace per prima. Quelle fitte di dolore sono difficili da sopportare. Ti senti bene, Anne? Non volevo disturbarti. Non mi disturbi, davvero. E sto bene. Il dolore va e viene, alle volte improvvisamente. Non è colpa di nessuno. Piacere, comunque. Devi essere lo studente del quinto anno di cui mi ha parlato Sebastian. Esatto. Ho conosciuto Sebastian in un duello, a lezione di difesa contro le arti oscure. Oh, la cara professoressa Hecate, che strega potente. Sa come tenere in riga gli studenti. Perfino mio fratello e me. Hogwarts mi manca, ma non mi dispiacerebbe starmene qui a Feldcroft se solo non fosse così cupa ora. Tra i goblin al castello e mio zio che litiga con Sebastian ogni volta che è a casa, non è la dimora accogliente che era un tempo. Sebastian ha detto che tuo zio, sebbene sia stato un Auror, non ha voluto perseguire i seguaci di Ranrock. Ammetto che non mi aspettavo di vederlo così arrabbiato. Lo zio Solomon è frustrato per quello che mi è successo e per la testarda ingenuità di Sebastian. Entrambi hanno buone intenzioni, lo so, ma mio zio ha ragione e questa maledizione non è reversibile. Lo sento. Sebastian non può liberarmi dal dolore. Forse tu sarai in grado di farglielo capire. Farò del mio meglio. Prometto di parlargliene. Grazie mille. La sua ricerca di una cura è inutile, temo. Mi sento un po' stanca, forse dovrei riposare. Grazie per la visita. Stammi bene. Thank you.
quel ragazzo sta abusando della mia pazienza. Chiedo scusa, signor Sallow. Ah, sì, l'amico di Sebastian. Mi scuso per mio nipote, non sa quando è il caso di fermarsi. Stavo per andare a vedere come sta Anne. È da lì che vieni. Come sta? Sta bene. Ha detto che si sarebbe riposata un po'. Non si può fare nulla per lei. Avete interpellato l'infermiera Blaney e il Sammungo senza successo, vero? Esatto. Mio nipote crede di saperne più dei guaritori. Forse i guaritori non sanno tutto, signore. Sebastian ha un solo pensiero: trovare una cura per sua sorella. E se esiste, ho la certezza che la troverà. La tua speranza è mal riposta. Anne è stata maledetta da una magia oscura e difficilmente i goblin motiveranno le loro azioni. Darle false speranze è crudele. Ormai l'unica cosa da fare è tenerla a suo agio e stare alla larga dai seguaci. Capisco il suo punto di vista, signore. Bene. So cos'è meglio per Anne e per Sebastian. Hanno preso da quel testardo di mio fratello. Soprattutto Sebastian. Se davvero vuoi aiutarlo, assicurati che Sebastian faccia ciò che deve e non ciò che vuole. Non ha idea del male che potrebbe causare se non la smette. Vedi di non dimenticare ciò che ti ho detto. Buona giornata. Dovrei andare a vedere. Perché non vuole ascoltarmi? È mia sorella. Come stai, Sebastian? Hai visto in prima persona con cosa ho a che fare. Ti prego di scusare mio zio. So che è arrabbiato, ma cerca solo di fare quel che ritiene giusto per Anne. È sempre arrabbiato. Lo è dalla morte dei miei genitori. Dopo l'incidente di Anne, è peggiorato. È come se mi addossasse la colpa. Mi chiama sempre il figlio di tuo padre, come se fosse un insulto. Sono io che sto cercando di aiutarla. Lui ci ha rinunciato. Sia Anne che tuo zio sembrano davvero convinti che non ci sia altro da fare per lei. Rifiuto di crederci. Il dolore di Anne non è solo fisico. L'ha completamente trasformata. Mi manca mia sorella. E riuscirò a riaverla indietro. Seguimi. Devo mostrarti dove è successo. I seguaci di Ranrock sono molto più pericolosi di quanto si pensi. Meglio non sottovalutarli. Tutti questi detriti provengono dalle misteriose attività in corso alla tenuta abbandonata. Stanno scavando alla ricerca di qualcosa. Lassù, su quell'alto piano. È lì che Anne è stata maledetta. Seguimi. Per quanto ancora dovremmo scavare tra queste macerie? Ranrock. Mago buono o un mago morto? Arresto momento! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Protego! Non avrò pace! Confringo! Arresto un momento! Confringo! Hai commesso il tuo ultimo errore! Nervioso! Defuso! Confringo! Defido! Arresto un momento! Stupefico! Confringo! Ma... No! Che bello! Defuso! Confringo! Defido! Stupefico! Protetto! Stupefico!
Moncalf. Che fai lontano da casa? Arresto un momento. Clapis. Penso che è stata più dura di quanto mi aspettassi. Ho cercato di avvertirti. Revelio! I seguaci si meritavano una lezione. Sono d'accordo. È qui che è successo. Era piena notte e abbiamo sentito puzza di fumo. Guardando fuori, abbiamo visto le fiamme provenire da qui. Prima che mio zio o io potessimo fermarla, Anne è corsa verso l'incendio per assicurarsi che non vi fossero feriti. Si è ritrovata faccia a faccia con un'orda di goblin che tentavano di spegnere il fuoco. Improvvisamente, una voce gelida è emersa dal fumo. I bambini devono essere visti e non uditi. E subito dopo un'esplosione accecante. Anne non è riuscita neanche ad allontanarsi. Una reazione decisamente violenta di fronte alla comparsa di una bambina. Cosa cercavano di nascondere? È ciò che mi chiedo. Forse oso troppo, ma continuo a pensare che qui possa nascondersi un indizio in grado di condurmi a chi ha lanciato la maledizione su Anne. Potrebbe essere l'unico modo per comprendere quale magia l'affligga e trovare di conseguenza la cura. Forse hai ragione. I seguaci di Ranrok sono dappertutto, ma sembrano effettivamente passare molto tempo qui e probabilmente nascondono qualcosa. E? Nel castello di Rookwood. Diamo un'occhiata in giro? Si saranno accampati qui per un motivo specifico. Reveli stazioni per tutto. A chi apparteneva questa casa? Da che ho memoria, è sempre stata disabitata. Si dice che un tempo ci vivesse un professore di Hogwarts, ma parliamo di secoli fa, non so altro. Pare che ovunque stiano spuntando siti di scavo goblin come questi. Mi meraviglia che il Ministero non prenda provvedimenti. Forse dovremmo dare un'occhiata da vicino alla casa. Revelio! Sebastian, questa casa, il pozzo, il paesaggio, io li ho già visti. Cosa intendi? Quando? Dammi un attimo e ti spiego tutto. Revelio! Sebastian, da questa parte. Pensi che sia rimasto danneggiato dalle fiamme la notte in cui Anne è stata maledetta? Forse. Anche se a me sembra più una cosa premeditata. Confringo! Defuso! Defuso! Revelio! Questo pozzo ha un'aria familiare. Sebastian, questa casa apparteneva a una professoressa di Hogwarts centinaia di anni fa. Chi? Come hai... Quel giorno, nel reparto proibito, ho trovato un pensatoio. Il ricordo mostrava questa casa. C'era una bambina piccola e la siccità. I custodi mi hanno mostrato anche altri ricordi. La bambina divenne una professoressa a Hogwarts. Si chiamava Isidora Morganach. Era una dei custodi. I custodi di cosa? E hai trovato un pensatoio in biblioteca?
Non ti seguo. Capisco, sia molto da digerire tutto insieme. In effetti, non so neanche se ho capito tutto io. Si fanno chiamare i custodi perché proteggono una specie di conoscenza. Ha tutto a che fare con la camera blindata alla Gringot. Vediamo se ho capito bene. Hai Ranrok e Rookwood alle calcagna per qualcosa che hai trovato alla Gringot, dove ti sei ritrovato dopo aver utilizzato una passaporta. Riesci a vedere tracce di un'antica magia che pensi che Ranrok stia cercando di imbrigliare. E ora vedi dei ricordi lasciati dai custodi. Oh, e questa casa apparteneva a un professore di Hogwarts che, qualche centinaio di anni fa, fu uno dei cosiddetti custodi. Se non ti conoscessi, penserei a una burla da parte tua. Messa così è troppo da assimilare, vero? Il punto è che abbiamo tutti e due una buona ragione per ispezionare questa casa. Tu per cercare le risposte su quel che è successo ad Anne ed io per le risposte sui custodi. Guarda qua! Questa roba è stata ammucchiata qui per un motivo. Forse volevano bloccare qualcosa. C'è un solo modo per scoprirlo. Revelio! Lumos! Perché affannarsi tanto a bloccare una scala? Forse qui dentro c'è qualcosa che merita un'occhiata approfondita. Hanno lasciato tutta questa roba in giro così. Forse cercavano qualcosa di... Confringo! Lumos! Non ci crederai, ma vedo il sotterraneo. Come in un sogno ad occhi aperti. Anche a me succede sempre. Confringo! Lumos! So che sembra strano. Sinceramente, ma... ormai nulla di ciò che mi dici mi sembra strano. Hai ragione. Posso vedere il sotterraneo attraverso questo muro di pietra, come fosse una finestra. Mi è già capitato. Ti ascolto. Credo abbia a che fare con la mia capacità di vedere tracce di magia antica. Ma avevi detto che non la capivi davvero e che non sapevi gestirla. È così, e non so ancora bene cosa significhi tutto questo. Quel che so è che questa mia abilità mi permette di viaggiare attraverso le finestre che vedo. Un momento. Possiamo raggiungere il sotterraneo da qui? Infaustus rimarrà senza parole. Sì. Ma forse sarebbe meglio non dirlo a nessun altro per il momento. Neanche a Infaustus. Ho capito. Allora, antico passaggio magico, invisibile e segreto, arriviamo. Mi viene quasi da trattenere il fiato. Un'annotazione dal diario di Isidora. Sembra che queste annotazioni di diario riguardino i viaggi di Isidora. Perché la porta ci ha condotti qui? Sebastian, guarda! Nascondere un trittico qui? Sembra che manchi qualcosa. Un biglietto. Diamogli un'occhiata. C'era qualcosa di utile nel messaggio. Un simbolo runico. Ho visto i custodi utilizzarne di simili. Stavo pensando una cosa. Un custode ha vissuto in quella casa secoli fa. È raro che la sua banda l'hanno frugata da cima a fondo. Hai detto che i goblin potrebbero avere in mano questa magia antica. Credi che l'abbiano usata per maledire Anne? Non posso averne la certezza, ma non credo. Non ne ho mai vista alcuna traccia intorno a lei. Molto bene. Ma non significa che non sia magia antica. Ignoriamo ancora molto al riguardo. Vero. Forse questo trittico ci darà delle risposte. Allora dovremo scoprire che cosa significa tutto questo. Ora devo parlare con Infaustus. Non temere, non gli dirò nulla.
L'ho già detto che, a quanto pare, Salazar Serpeverde aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. No, ma vale la pena indagare. Sai dove possa trovarsi di preciso? Non ne ho idea, Infaustus l'ha appena scoperto. Ti farò sapere cosa scopro io. Non pensavo che la nostra visita ad Enna avrebbe scatenato tutto questo. Sono assolutamente confuso. Ma sono felice che tu mi abbia detto tutto. Mi farò vivo. A più tardi. Sì. Davvero ironico non averti visto quanto mi sia mandato a dimensione. Sa così tante cose. Ciao, Adelaide. Come state tu e tuo zio? Molto bene, ti ringrazio. Più cose scopro su Ranrock e la sua terribile marmaglia, più mi sorprende che lo zio sia sopravvissuto. Ho riletto i suoi vecchi gufi e ho visto che contenevano informazioni importanti sui suoi giacimenti di metalli rari. Credo che i tirapiedi di Ranrock stessero cercando proprio quei giacimenti e per questo avevano bisogno dello zio. Era disposto a marcire in quella cella pur di tenermi al sicuro. Dicevano qualcos'altro di importante quei gufi? Altro che, lo zio Roland credeva di aver sentito dei goblin parlare di un piano per infondere qualcosa nel loro argento. Non era certo di cosa volesse dire, ma qualcosa nel loro modo di parlare lo aveva fatto preoccupare molto. Ah, è chiaro che hai salvato mio zio da un terribile destino. Non è stato un problema. Sono felice che tuo zio sia salvo. Anch'io. È stato un vero sollievo rivederlo. Gli ho detto che d'ora in poi dovrà essere più cauto. E ormai non faccio che guardarmi alle spalle ogni volta che mi allontano dal castello. Reveglio! La fortuna dei principianti, come si suol dire. Non mi batterai un'altra volta. Detesto vedere abbattere una creatura così. Spero quegli incarichi siano stati abbastanza stimolanti per te. Professoressa, ho completato tutti gli incarichi. Molto bene.
anche se devo ammettere che avevo una sorta di presentimento che li avresti portati a termine. Ora che, senza dubbio, avrai affinato la tua intuizione completando i miei incarichi, mi chiedevo, sapendo che la conoscenza del presente e persino del passato di una persona possono rivelare tracce di ciò che verrà, cosa vedi nel tuo futuro? Avverto una sensazione costante di pericolo imminente. Capisco. Questi presagi, lungi dall'essere una condanna, ci consentono di prepararci. E tu ti stai preparando, persino adesso. Ma parlare del domani non dovrebbe distrarci dal tuo successo presente. Informerò la nostra cara vicepreside della tua prestazione esemplare. E se ciò che ho appena visto è un'anticipazione di ciò che sarà, vedo grandi cose nel tuo futuro. Canalizza la magia verso il bersaglio. Bene, ci sei. Perché non provi il tuo nuovo incantesimo sul manichino? Descendo! Ottimo! Direi che ci sei. Dobbiamo evitare qualsiasi cosa abbia a che fare con le arti oscure. È troppo pericoloso. Qualsiasi cosa abbia a che fare con Salazar Serpeverde vale il rischio. Non sono d'accordo e non aggiungerò altro. Mi dispiace. Non mi arrenderò. Di cos'è che parlavate tu e Infaustus? Dice un mucchio di sciocchezze. Che Salazar Serpeverde aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. Infaustus è stato usato per le arti oscure. Non vuole averci nulla a che fare. Gli ho ricordato che Anna ha bisogno di una cura. Questo scriptorium potrebbe aiutarci a trovarla. Le arti oscure mi incuriosiscono, sai? La gente non capisce a fondo la magia oscura. Questo i Gaunt lo sanno meglio degli altri. Forse ho parlato a sproposito. Infaustus è molto riservato riguardo alla sua famiglia. Vorrei saperne di più, se non ti dispiace. Prometto che non ne farò parola con nessuno. Molto bene. Ma che rimanga fra noi. Infaustus ha appreso la magia oscura dai suoi genitori. Conosci la maledizione Crucius? Crucio, giusto? Detta anche maledizione della tortura. Ha il potere di infliggere un dolore straziante alla vittima. A quanto pare i suoi genitori e fratelli maggiori non si facevano scrupoli a lanciarla sui babbani per divertimento. Infaustus mi ha detto che le urla delle vittime erano raccapriccianti. Quindi da bambino, la prima volta che gli hanno chiesto di lanciarla, non c'è riuscito. Come punizione, la sua famiglia l'ha lanciata su di lui. L'agonia è stata tale che, la volta successiva, ha ubbidito. Ho provato a rassicurarlo dicendogli che non aveva altra scelta. Però ancora non riesce a perdonarsi. È terribile. Povero Infaustus. Era solo un bambino. Non può incolparsi per l'accaduto. Dopo quell'incidente, la frattura fra Infaustus e la sua famiglia si è allargata. Finché non sono arrivato io. Ogni momento che non passa a Hogwarts è con noi a Feldcroft. Infaustus si fida di me e alla fine, per la maggior parte delle volte, mi dà retta. Glielo ricorderò quando gli parlerò dello scriptorium. Attendi il mio gufo. Presto avrò delle novità. Farò in modo che Infaustus capisca. Gli farò cambiare idea. Che piacere rivederti.